Sul volume delle grandi saghe Disney uscita il 23 dicembre 2022 inizia la pubblicazione Alla ricerca della pietra zodiacale, saga in 12 puntate scritta da Bruno Sarda per i disegni di Massimo De Vita e Franco Valussi che si sono alternati nel corso dei 12 episodi. Relativamente a quest'ultima ristampa non ho ancora deciso se la acquisterò. Un po' per l'uscita molto ravvicinata con l'inizio delle feste, un po' perché i redazionali della collana mi stanno un po' deludendo. Tra l'altro, la paura che il tema zodiacale non venga approfondito in una maniera sufficientemente scientifica potrebbe alla fine giocare un ruolo proprio nel decidere di non acquistare la serie. Nel frattempo realizzo appunto un video in cui cerco di raccontare un po' di fatti scientifici relativi proprio allo zodiaco. La saga venne pubblicata a partire dal Topolino numero 1780 del 1990 e venne successivamente ristampata in 3 occasioni in maniera completa e integrale. Sto parlando dello speciale Oroscopissimo su tutto Disney numero 2, del Tesori Disney numero 9 e dei volumi 17 e 18 di Paperinck, Le origini del mito. Quest'ultima ristampa è dovuta al fatto che Paperinck, Le origini del mito, è una collana che ha pubblicato in maniera integrale e cronologica tutte le storie di Paperinck e poiché il personaggio è impegnato nel corso della saga, che ha visto tra l'altro l'esordio del criminale Spectrus, era inevitabile la sua pubblicazione integrale anche all'interno della collana. La storia, come molte storie italiane, è anche finita all'estero, persino negli Stati Uniti, dove è giunta nel 2015 in versione integrale sulle pagine di Walt Disney Comics and Stories, serializzata su 12 numeri a partire dal 721. La storia inizia lì dove finiscono le storie della macchina del tempo, ovvero poco prima che Topolino e Pippo vengano richiamati nel presente. È proprio negli attimi precedenti che i nostri due eroi scoprono di questa fantomatica pietra zodiacale. Una specie di disco suddiviso in 12 parti e costruito dal professor Zodiacus, che a quanto pare è anche dotato di poteri incredibili. A quel punto Topolino e Pippo, con l'assistenza dei padri di Paperopoli, iniziano la ricerca dei 12 ciondoli in cui la pietra zodiacale era stata suddivisa da Zodiacus. Ogni ciondolo era stato assegnato a un diverso assistente di Zodiacus e quindi di passaggio di mano in mano era finita ai discendenti di quei 12 assistenti. Ovviamente, oltre alla ricerca di topi e paperi, all'interno della storia si trovano anche i classici antagonisti disneyani, gente come Amelia, la cui presenza è inevitabile vista la magia dietro al manufatto, Gamba di Legno e persino il buon Macchia Nera. Lo zodiaco è una fascia della sfera celeste spessa all'incirca 18 gradi, 9 gradi sopra e 9 gradi sotto l'eclittica, che è la linea che coincide con il moto apparente del Sole nel cielo. Le costellazioni che vengono tagliate dall'eclittica, quindi attraversate dalla fascia zodiacale, sono le costellazioni del cosiddetto zodiaco, che viene utilizzato dagli astrologi per predire o provare a predire il futuro, utilizzando quello che viene considerato, a detta loro, un approccio scientifico, dimenticando che se vogliamo veramente utilizzare un approccio scientifico dovremmo prendere l'astrologia e semplicemente buttarla nel cestino.
Ovviamente quando l'astrologia nacque non avevamo tutte le conoscenze che abbiamo oggi. Ed è anche fuori di dubbio che senza l'astrologia, l'astronomia probabilmente sarebbe iniziata un pochino più tardi, perché in fondo l'interesse verso l'osservazione del cielo è stato anche alimentato da chi voleva leggere nei cieli i destini degli uomini. Come sappiamo però dai racconti delle costellazioni, queste sono state ideate per raccontare miti e leggende. E anche le costellazioni zodiacali non sfuggono a questa idea di fondo. C'è da dire che per la maggior parte le costellazioni zodiacali sono ispirate alle costellazioni dei babilonesi e a causa del moto dell'asse terrestre sono in una posizione leggermente differente rispetto a millenni fa, quando cioè l'astrologia è stata codificata. Dobbiamo infatti immaginare il moto della Terra un po' come il moto di una trottola. L'asse della trottola infatti ruota intorno al punto sul terreno su cui la punta della trottola poggia. Questo vuol dire che per esempio delle formiche che si dovessero trovare sulla superficie di quella trottola guardando il cielo sopra di loro lo vedrebbero cambiare con un periodo legato al periodo della trottola stessa, che nel caso della Terra è diverse migliaia di anni, più di 17.000 se la memoria non mi inganna. Questo vuol dire che non solo la stella che indica il polo nord celeste cambia, ma persino le stelle che noi osserviamo, in particolare lungo la fascia dell'eclittica. E non è un caso, per esempio, che molte stelle, molte costellazioni che gli antichi riuscivano a vedere nelle posizioni più meridionali del nostro emisfero, ora si trovano quasi completamente nell'emisfero sud della Terra. Un esempio è la costellazione dell'Altare. Oggi questa costellazione è quasi completamente nell'emisfero meridionale. Questo vuole anche dire che pure le costellazioni un tempo si trovavano in una posizione leggermente differente. Quindi, per esempio, oggi il vostro segno zodiacale non è quello in cui siete nati, ma quello di, sempre se la memoria non mi inganna, 30 giorni dopo. E ovviamente se la memoria mi ha ingannato è semplicemente perché all'oroscopo non è che gli sto dietro poi tanto. Un altro elemento importante di differenza rispetto a quando l'astrologia codificò zodiaco e oroscopi è che in realtà la fascia zodiacale non attraversa 12 costellazioni ma 13, e la tredicesima è la costellazione dell'Ofiuco, che quindi dovrebbe anche essere una specie di tredicesimo segno. Infine c'è da ricordare che le stelle delle costellazioni sono lontane diverse centinaia di anni dalla Terra. E con questa loro distanza, la loro influenza sul nostro pianeta è letteralmente nulla. Nell'universo, infatti, due corpi celesti che hanno l'influenza maggiore sono proprio il Sole e il nostro satellite, la Luna. Persino l'influenza gravitazionale di altri pianeti, per quanto vicini come Venere o Marte, o per quanto grossi come Giove, è semplicemente trascurabile già rispetto all'influenza gravitazionale della Luna. Inoltre non dimentichiamo che la magnitudine apparente, ovvero il numero che in astronomia viene utilizzato per indicare quanta luce visibile riusciamo a osservare di quel dato corpo celeste, è di diversi ordini di grandezza inferiore rispetto alla magnitudine apparente del Sole. Quindi potete anche ben immaginare che la quantità di luce che ci arriva dalle stelle che costituiscono le costellazioni e una frazione piccolissima della luce che queste stelle effettivamente emettono, a ulteriore riprova di quanto la loro influenza è semplicemente trascurabile. Arrivati a questo punto, mi sembra di aver raccontato e aver fornito abbastanza spunti per poter affrontare in maniera critica la sfida dell'oroscopo. Per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!